Fino al 9 ottobre sarà possibile candidarsi alla 10ª edizione del premio Campioni di Innovazioni, promosso da Confindustria di Chieti Pescara con il patrocinio del Comune, della Camera di Commercio di Chieti Pescara e di Fira. Rete 8 sarà media partner dell'evento. Il contest nazionale, presentato questa mattina in conferenza stampa, è rivolto a piccole e medie imprese, start-up e spin-off universitari che abbiano ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi uno o più progetti innovativi all'interno del proprio prodotto, processo o profilo organizzativo, come spiegato da Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara. Questo è il 10º anno, quindi abbiamo aggiunto un digit a questa kermesse che via via è cresciuta nel tempo e devo dire che, così come abbiamo iniziato dall'anno scorso alzando l'asticella verso argomenti anche di carattere internazionale, faremo la stessa cosa anche per l'innovazione 2023. E noi facciamo cultura di impresa e cultura di innovazione. L'innovazione ha dimostrato più di una volta di risolvere anche delle criticità in un mondo che cambia rapidamente, anche dove ci sono situazioni geopolitiche dinamiche e tempeste epocali in corso, padroneggiare temi come l'intelligenza artificiale, come la sovranità dei dati in Europa sono temi che dobbiamo cominciare a trattare, e lo facciamo anche premiando dei campioni nazionali, perché saranno il futuro. Le giornate conclusive della 10ª edizione del Premio Innovazioni si terranno il 10 e l'11 novembre all'Aurum di Pescara. Cristiano Fino, vicepresidente della sezione Servizi Innovativi di Confindustria di Chieti Pescara e referente del progetto, invita piccole e medie imprese, start-up e spin-off universitari abruzzesi a concorrere al premio con i propri progetti. Gli obiettivi sono sempre i medesimi, quelli di spingere il più possibile la diffusione dell'innovazione, che è stato fin dalla prima edizione è il nostro obiettivo principale, un obiettivo che nel corso degli anni siamo riusciti comunque a perseguire sempre con ottimi risultati, devo dire. Anche quest'anno le aziende potranno partecipare se sono delle PMI innovative, delle start-up o degli spin-off universitari. La scadenza dell'iscrizione è fissata al 9 ottobre e invitiamo soprattutto le realtà locali, le aziende abruzzesi ad iscriversi, visto che al momento abbiamo avuto già un nutrito numero di iscrizioni, però purtroppo le aziende locali sono un po' pochine, quindi ci piacerebbe, visto che noi vogliamo sicuramente privilegiare l'interesse e l'attenzione al nostro territorio, vogliamo insomma che le aziende locali si iscrivano, visto che comunque noi siamo a conoscenza del fatto che ci sono molte realtà nell'ambito di progetti innovativi sul nostro territorio. Abbiamo concentrato tutte le presentazioni, tutti gli speech nella giornata di venerdì 10 novembre e la premiazione si farà come di consueto al termine dell'evento l'11 novembre, la mattina dell'11 novembre. Un esempio di progetto innovativo quale può essere? Diciamo che nel corso degli anni abbiamo abbracciato un po' tutti gli ambiti. Negli ultimi anni c'è stato un grande rifiorire soprattutto dell'agritech, quindi diciamo l'innovazione nell'ambito dell'agricoltura, delle energie sostenibili, e quest'anno soprattutto abbiamo notato un grande proliferare di progetti nell'ambito dell'intelligenza artificiale, che permea un pochettino tutte le categorie merceologiche. Quindi diciamo sicuramente l'AI quest'anno la farà da padroni la 10ª edizione di innovazioni.